benvenuti al primo video di Agile Balzo. Finalmente ci abbiamo battuto il record e in questa partita, la prima del nostro canale, si affronteranno gli Orc Warclans contro Osabor Reapers e l'unico personaggio degno di nota, beh non l'unico perché è HH, però è il vero signore delle partite, Katakross, forza Katakross. E lo scenario su cui ci affronteremo sarà una partita da 2000 punti, lo scenario su cui ci affronteremo sarà la battaglia del passo. Quindi ci saranno quattro obiettivi sul campo di battaglia, uno in ogni zona di schieramento, quello nel proprio, nella propria zona di schieramento vale 4 punti, no, per l'avversario. Nella zona di schieramento dell'avversario vale 4 punti, quello nel proprio vale 1 punto, quello nella terra di nessuno valgono 2 punti. E la zona di schieramento è lunga 24 pollici, quindi praticamente sono il campo diviso in 3 sezioni. E niente, io ho 7 gol, come sai? Io ne ho 6, quindi ho un pelo di vantaggio. Dai, vediamo come sono fatte le liste e vedete come ho fatto il campo. 2000 punti di Orc Warclans, alleanza Big Wag, generale, megaboss su Mograscia, il Mograscia ha il tratto Minan, quindi più uno ai danni della cavalcatura, il megaboss ha Metal Ripper's Claw, quindi rende meno 3 alla sua arma, e Brutish Cunning è il tratto di comando, quindi una volta per turno può fare l'abilità base degli Arigios. Secondo in comando un Wurgog Prophet, il Prophet ha la Big Wurgog Mask per poter fare dei ferite mortali nella fase degli eroi e ha lo spell Gorka Morka Swell Cry. Altro maghetto c'è un Wyrm of Shaman che ha la mano di Gork e null'altro di che, due War Chanters, uno con il Fix and Beat e l'altro con il Git and Beat, e quindi per poterlo far caricare con 3 dadi. Dopodiché dentro un battaglione Iron Fist abbiamo 10 bruti con le armi range 1 pollice, il boss c'ha la claw, l'artiglio e due armi a due mani, 15 orchi neri con soltanto lo stendardo e 5 scudi. Invece qua ci sono 6 Gorgantas, armi range 1 pollice, il capo del battaglione nonché capo dell'unità, il tizio con lo stendardo che ha 2 ferite in più e può fare l'abilità base degli Arrogios una volta per turno. 2000 punti spaccati, 0 punti comando in più. Ecco qua la mia legione di Osabor Reapers. Allora, come legione giocheremo i Mortis Praetorian, abbiamo come elemento scenico Pointed Nexus. Come generale avremo il nostro amato Katakross, altri eroi Arcane Black e Liege Cavalos con l'artefatto, la medaglia artefice dei Mortis. Le tre Battleline, allora abbiamo 15 cavallini con le lance, 2 Battleline da 10 dei Main Mortal Guard con le spade e per finire abbiamo la catapulta, in tutto ci saranno 7 drop. La partita di oggi sarà nel reame di Ghiran, Regno della Vita. La magia che tutti i maghi conoscono è Scudo di Spine. L'abilità di comando è che ogni personaggio, non necessariamente un mago, può castare Scudo di Spine e tutti gli elementi scenici, oltre alle loro abilità, sono curativi. Ma vediamoli adesso uno per uno. Abbiamo questo qua che è dannato, la statua centrale, questa qua che è dominante, questa collinetta invece sarà arcana, l'elemento centrale invece è vulcanico, la casetta in alto a sinistra con il relativo cimitero sarà sinistra, la statua arcana e il boschetto sarà letale. Bene, ci vediamo dopo lo schieramento. Ecco qua ragazzi lo schieramento finito degli Orc. Allora abbiamo la catapulta, una serie di battleline con i 10 morti, 10 morte che 15 cavallini, Katakross dietro di loro, Arcan che mi copre tutti e laggiù inculato c'è Liege Cavalos. Ecco lo schieramento invece degli Orc Warclans, il battaglione Iron Fist è schierato davanti per cercare di schermare tutto con 6 cinghiali, 10 bruti e 15 orchi neri, un tamburino nel bosco, il nostro megaboss dietro a tutti per comandare con dietro il suo maghetto che può lanciare la mano, l'altro War Center nel territorio in questa collina e il Wurgle Prophet qua dietro per cercare di lanciare qualche magia. Ho finito di schierare per primo, ma sperando il doppio turno lascerò a Gian iniziare con i suoi Ossiak. Vediamo la sua fase di eroi. Userò l'elemento scenico, l'abilità, che è un dannato, quindi tiro un D3. Mi farò delle ferite mortali e poi almeno posso ripetere gli uno e poi vediamo cosa succede. Allora, due mortali. Okay, due mortali, ripeto gli una colpire. Uso subito l'abilità di Katakross, quindi mi curo le ferite. Usiamo l'abilità di comando prima di Katakross. Allora, ho 8 punti disciplina, ho 7 drop, quindi tiriamo i nostri 7 dadi. E soltanto un 6, quindi avrò 9 punti disciplina. Uno lo usiamo subito per dare la di partenza del danno di eroe, no? 8 di partenza del danno di eroe, sì. 5 Katakross, 2 Arcan e 1 di Scarpos. Ok.
Quindi o vado a 8 con la bolla di Katakross, useremo il nostro elemento scenico e proveremo a... dov'è il maghetto? È là. Qua dietro. Al 2 più gli darò meno una castare, quindi 2 più, ok, quindi il maghetto meno una castare, ok, così speriamo che la mano di Gork non entri. Passiamo alle magie di Arkhan. Allora, gli darò la protezione di Nagash su di lui, entra al 6, io ho un più 2 sia castare, quindi meno male, ok, 7 e 2, 9, va bene. Non penso che tu sei intentata per distrarre. No, no. Poi gli daremo potenziare le armi in Adiride a loro, che entra al 5. 5 più 2, 7, ok. 5 più 2, 7. Quindi praticamente loro sono un più 1 quando fanno i loro attacchi con le armi, per esatto, sdoppiarli. E poi gli daremo ancora uno scudo mistico. Vai. Che dovrebbe entrare al 6. Sì, su se stesso. No, su di loro sono 4, 5, 6. Giusto, entra, perfetto. Giusto. Ok, quindi loro hanno più uno delle armi, e più uno delle armi e lo scudo mistico. E lui invece ha la protezione Nagash. Con la bolla di Kratos ho un più save a tutti. E buon, quindi. Finita la fase degli eroi. Movement. Finita la fase del momento degli Orserk. Siamo spostati con la catapulta, giusto per essere in range digitata contro il nostro maghetto, e ci siamo. Poi abbiamo fatto correre la prima battle line di Mortek per prendere il primo obiettivo. Abbiamo spostato un po' questi giusto per schermare qualcosina. Abbiamo spostato Katakuris in avanti per essere in range di 30, di 36 a tutti. Okay. Spostato, abbiamo fatto correre Arkhan per cercare di essere in range delle magie a 30, e poi ed è in range anche del maghetto. E anche del maghetto e della mano. Okay. Abbiamo fatto un bel movimento che speriamo poi che si concluda con anche una bella carica dei nostri cavallini, che andranno sicuramente poi a combattere, spero, con gli orchetti. Sì, sono a 9, hanno bisogno di un 8 di carica. Bisogno di un 8 di carica, sì, perché abbiamo un più 1 dato dagli stendardi, e abbiamo anche fatto correre il nostro eroe su cavallo, e basta, questa è la fase del momento. Quanti punti hai speso dei tuoi ho magici? Ho speso in tutto 3 punti addizionali. Yes. E facciamo ancora una cosa, facciamo già il tiro, va? Vai, su chi tiri la tua catapultata? Tiro sul maghetto con il profeta, con il Maracas. Le Maracas, no. No, no, su. Allora, sono 3 attacchi. Io di base vado al 2. Tu me ne togli. Io ti do meno 1 perché sono vicino ai cinghialotti. Tu mi dai meno 1, io però gli do un più 1 con Katakuris, quindi continuiamo ad essere un 2 a colpire. Ripeti gli 1. Ripetendo gli 1 per l'elemento scenico, okay, e poi al 3. Quindi vediamo cosa succede. Vai. Allora, 2. Al 2. Ripeti quell'1. Ripetiamo l'1. Ok, tutti e 3 colpiti. E adesso il 3 a ferire. Al 3. Sono 4. Ti prendi 15 danni. Vedi. Io salverei al 5 di base. Tu salverai. Sono nello scenico, quindi salvo al 4. Vai al 4. Dai che ne bastano 2. E voilà. E prendo 5 danni. Prendo. Esattamente come non dovevo andare. E... Brava Kata. Brava Kata. Brava catapulta. Sempre... Catapulta, boh. Prende il catapulto. Quindi lì sono 5 danni. E hai finito il tiro, se non erro. Ho finito il tiro. Cariche. Ho finito. Sì, adesso passando subito le cariche. Dai, ci siamo. Dai, è da detti. Vai. No, che ci vuole? No, cazzarola, ok. Fantastico. Vabbè, dai, muoviamo sti pali 10 e via. Finita la fase di carica. Allora, userò l'abilità di comando dei miei cavallini per poter dare i colpi di impatto sugli orchi. Sono gli orchi, vero? Sì. Ok. Neri. E sono 15 cavallini, quindi 15 dadi, e al 6 sono mortali. Al 5? Al 5 sono mortali, quindi sono 1, 2, 3, 4. 4 mortali. 4 mortali. Quindi sono 2 occhi morti. Devo tirare un dado perché ho fatto un movimento vicino all'elemento scenico, quindi... Ah, giusto, sì. Lo ritiriamo. Vai, ritira un attimo. Niente, posto. Niente, a posto. Okay. Perché questo coso fa danni. Fa danni, c'è un movimento. E poi niente, direi che attaccherai, no? Attaccherò, sì. Se riesco a prendere più dadi sono 15 cavallini, quindi sono 3 attacchi a testa. Quindi del campione sono 46 attacchi. Ok. Al 2 più a colpire. E vediamo cosa succede. Avendogli dato la magia al 4 più esploso, quindi... Vediamo. No, cioè... Sono una parte solo questi, no? Sì, ma li tiriamo tutti. Vai, 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 tirare il 4-5 mancata. Piccoli. Sì, infatti. Ok. 32 colpiti, di cui 27 che esplodono. Esatto. Per cui a ferire sono quanti? 59. Facciamo questo e poi ne aggiungo 27. Sì. Allora, qui invece vado al... Qui ne hanno mancati 6. Ok. Quindi adesso sono tranche da 27.
Okay. 44 dadi. Quindi su 59 colpiti, 49 passano. 44. 44 passano. 44 senza rend, che salvo al 4. Fammi prendere un po' di dadi piccoli, va. Qua sono 20 alla volta, li tireremo due volte più 4. Li salviamo al 4 con i bruti, con gli orchi. Sono passate due. Ok, va bene, bravi. Altri 20. Cioè, sono due morti, quindi sono passate 4. Quindi prima ne erano passati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ferite sono passate, più 4, 16, 17 ferite, quindi 17 ferite in tutto, sarebbero 8 morti e mezzo diciamo, 5 però possono lanciare, hanno lo scudo, quindi possono provare a pararsi, il primo orco prova a pararne il 6, no, sì, ok. Quindi salvo un puntino, un altro tizio è morto. Bravissimi orchi, bravissimi. Tre morti. Quattro morti. Cinque morti. Ok, perfetto. Abbiamo finito. Praticamente hai salvato due ferite. Esatto, e quindi ne salvato 15, quindi ne subisco 15 in tutto. Per cui sono 7 morti e mezzo. Più i due di prima, in totale sono 9 morti e mezzo, e togliamo e rispondiamo. Ok, abbiamo rimosso i 9 morti e abbiamo fatto il paladin, fortunatamente è ancora rimasto il capo, per cui sono rimasti 6 orchi, 2 attacchi a testa più 2 del campione, sono 14 attacchi che vanno al 3. Vediamo i mancati, sono stati molto bravi, quindi hanno colpito in 11 e al 3 a ferire, quindi hanno mancato in 4, per cui sono 7 con rend meno 1, tu avresti al 4 più uno di Catacross al 3, di nuovo al 4. Quindi salvo al 4 e ripeto gli 1 per uno solo. Esatto, e fanno un danno l'1. Ripeti l'1. Ok, sono 2 danni. 2 danni. Perfetto, che faccio salvo al 6. Salvo al 6, giusto? Quindi sono 2 danni. Sono 2 danni, faccio il pile in con i bruti e attacco con quelli che ci arrivano. Abbiamo fatto il pile-in con i bruti, siamo riusciti a far arrivare praticamente 3 bruti normali, il campione e 2 tizi con le armi, con le grandi armi. Per cui i bruti normali sono 4 attacchi a testa, sono 12 attacchi, al 3 e al 3 meno 1 un danno. Al 3 hanno mancato in 4, per cui sono 8 colpiti, al 3 sono 7 con rend meno 1. Ok, come prima. Inizio a salvare questi. Al 4 ripeto gli 1. Al 4. Ripeto gli 1. Culo scenico di merda. Ok, quindi sono... Fanno solo un danno l'1. Ok, quindi questi qua sono 4 danni. Ok, ne subiti 4, ti salvi al 6. 6. Nessuno, quindi sono altri 4 danni, va bene. Due. Ti attacco invece con il campione che ha 4 attacchi e i due tizi con la grande arma hanno lo stesso profilo, vanno al 4 e al 3. Al 4. In totale erano 10 e ne abbiamo mancati 4. Mm-hmm. Quindi sono 6 che hanno ferito e che hanno colpito e 3 a ferire. 3, sempre rendono 1 ma stavolta 2 danni. Quindi 3 al 4. Ok. Sono 2 danni che salvi al 6, perché ne è passato solo uno. Quindi sono altri 2, quindi in tutto 8 danni. In tutto 8 danni e io non posso più combattere. E togliamo i morti dei cavalieri se ce ne sono stati. 8 e... danni, ci sono 2 cavalieri morti, uno di vita. Ok. Ok, fase di Battleshock. Abbiamo tolto tutti i morti, 2 suoi e 9 miei. Per evitare che mi scappino, dato che siamo entro 12 dal generale, uso un punto comando, l'unico che mi ha dato il battaglione, quindi non dobbiamo testare. E boh, niente, direi che questo conclude il turno. Tu devi guardare quanti punti hai fatto. Io faccio 5 punti, sì. 2 sulla terra di nessuno e 1 sul mio, quindi esatto. 5 punti. 2, 4, 5. E boh, finisce il primo turno degli Osset, primo turno anche. E vai. Ok. Horror Workless. Turno 1. Iniziamo con gli elementi scenici. Qua è vulcanico e quindi al 6 facciamo una ferita di 3 ferite mortali su Arcan. No. Tutti gli elementi sono curativi, quindi proviamo a curare il mio profeta al 6. No. Ok. Generiamo i punti di comando. Un punto di comando ce l'ho che mi proverà a rubare Catacross più il profeta al 4 più mi dà un altro punto comando. No. Quindi ho solo un punto che tu puoi rubarmi al 4. Al 4. Quindi ho 0 punti comando. Punti uguali, ne faccio 2 per ogni war center più 1 di profeta, sono 5. Di 6 per il mio generale, più 4. I tamburini, il mio tamburino qua prova al 4 più a curare
Il profeta? No, niente. Però in ogni caso darà un più uno ai danni a questi bruti qua, perché sono completamente entro 15. Questo tamburino qua darà un più uno ai danni a il mio generale. Passerei a questo punto alle magie. Vai. Prima magia, Gorka Morka's Warcry, da lui su quest'unità qua mi entrerebbe al 7, o un più uno a lanciarla perché sono nel terreno magico, quindi mi entra al 6 e ti farebbe di perfetto mortale combattere per ultimo. Vediamo. 6, 2, 8, più 1, 9. Proviamoci. Io vado a disperdere la tua arca. Ho un più 2, vediamo. 7 più 2, 9, no, devi battermi. Sì, passa. Quindi sono di 3 mortali e combatti per ultimo. Sono 2 mortali che salvi al 6. Salviamo al 6. Una l'hai salvata, perfetto. L'altra magia che ha, userà la sua spell di scroll per provare a andare a... Se non sbaglio, il pugno di Gork. Per provare a fare delle ferite mortali ai tuoi fantini. Vai. Mi entrerebbe di base al 5. O un più uno a lanciarlo. Se faccio 10 o più è meglio. Faccio 10 in tutto. Puoi provare a disperderla. Andiamoci. Sì. 10 e 2, 12, dispersa. Dispersa. Perfetto, l'ultima cosa che rimane è questo maghetto qua che fa uno scudo mistico. Che ha un meno 1 col fatto. Ha un meno 1, quindi vuol dire che mi entra al 7 lo scudo mistico. Sette. Non entra. Sette. Per cui è a posto. Le abilità speciali. Mi è soltanto entrata quella. Abilità. Questi bruti, questi cinghiali faranno l'abilità del loro capo su se stessi per fare un movimento, mentre invece questi bruti che hanno il più uno ai danni faranno l'abilità di comando degli Iron Jaws che gli dà il mio generale. Facciamo movimenti di pylin e poi facciamo combattimento. Questo è, siamo al termine della fase degli eroi degli orchi. Rettifico, in realtà ho soltanto 9 punti WAC, quindi arrivo fino al più alla carica. I miei cinghiali sono andati un po' avanti e cercheranno di muoversi in futuro per andare a prendere l'obiettivo. Passiamo alla parte clou. Ho fatto il pile-in con i bruti per andare a menare un po' i cavalli. Sono arrivati in totale 4 bruti normali più il campione e 2 tizi con le armi. Iniziamo con i 4 bruti normali. Sono in totale 16 attacchi al 3, al 3, meno 1, 2 danni. 16 attacchi al 3. Allora, hanno mancato in 4, 5, 6, quindi ne sono passati 10, feriscono al 3, 4 mancati, quindi sono 6 con un meno 1, che fanno 2 danni l'1. 6 al 4. Vai. Mamma mia. Sì, mi piace, no. Però ritiri di 1 perché è ancora lo scudo mistico. Ritiro di 1 qua. Quanti ne sono passati? Quindi sono passati 5. 5 sono 10 danni che salvi al 6. Allora, sono 2 danni. Sì, 5. Nessuno. Fantastico. Ma che tiro 5. Tanti di merda. Va bene, okay, perfetto. Sono 10, bravissimi brutti. Perfetto. Dopodiché, le armi che fanno più danno sono 4 del campione più 6 dei due tizi con grandi armi. Questa volta vanno al 4 e al 3. Al 4. E ne sono passati 5 solamente. E al 3 a ferire. Ne sono passati 4, anche questi con rend meno 1. Dammi un'idea. Però fanno 3 danni. Ah, andrà come prima, ragazzi. Vai al 4. Ne è passato soltanto 1, ma sono 3 danni che salvi al 6. Ok, quindi altri 2. Per cui in totale sono 12 danni in questa fase degli eroi. Vediamo quanti cavalli. Ottimo. E li togliamo e questa in realtà conclude la fase degli eroi. Ci vedremo alla fase di alla fine della fase di movimento. Ok, ricapitoliamo la fase di movimento. I cinghiali sono andati in range di carica, quindi sono a 3 dall'unità. Tutto il resto si è più o meno posizionato in modo da avanzare leggermente. Il capoguerra è andato per tentare una carica sui cavalli. Questi orchi si sono ritirati per cercare di andare a rubare l'obiettivo, ma probabilmente creperanno di battleshock perché nel bosco ne sono morti 3 fuori coesione. Per cui questa era la fase di movimento, facciamo direttamente la fase di tiro. Il mio capoguerra può tirare sui cavalli e sono di 6 urli. Un urlo, che andrebbe al 2 ma va al 3 perché il Catacross mi ha dato un meno 1 a colpire. Niente, ma che urli, ragazzi. Niente, carica dei cinghiali sui Mortec, è automatico, vediamo quanto fanno. Fanno 6 più 1, 7. Li muoveremo, mentre invece vediamo il mio capoguerra. Dai, un bel più 1, 8. Sì, un bel 3. Ecco. 6, 7 più 1, 8. Perfetto, muoviamo e ci vediamo ai colpi d'impatto. Ok, fine fase di carica. I cinghiali, il 4 sono arrivati in range, il 4 più fanno una ferita mortale di colpi d'impatto. Sono 3 ferite mortali che devi salvare. Proviamo a salvarle. 6. Ehi là.
Un morto. Va bene. E gli altri colpi d'impatto sono della mia Vivernona, che in realtà ha caricato di 9, solo che non sono molto buono a contare. E sono 8 dadi al 5. 2 ferite mortali sui tuoi cavallotti. Al 6, oh niente, grandissimi. Ok, quindi uno muore e una passa altrove. Per cui passiamo all'inizio della fase di combat. Tu avrai dell'abilità da tirare allora, le puntine. Io sì, allora ho ancora 5 punti di disciplina. Uno uso su di loro per fare il roll, un altro userò l'abilità della salvezza. Esatto, ok. Un altro userò l'abilità della mia legione, contrattacco, quindi dato che tu mi hai caricato tu ripeti a colpire, posso ripetere tutti per colpire, quindi vado a 5-4 e poi un altro 3, quindi ne spendo un altro, uso contrattacco anche sui loro, quindi vado a 3 punti disciplina. Ok, io la prima unità che sceglierò per combattere sono i cinghiali, visto che i cavalli combattono per ordine. Attacchiamo con i cinghiali, dopo il pile-in 5 sono arrivati in range più il campione, per cui sono 4 attacchi all'uno, sono 20 attacchi più uno del campione che vanno 21. Al 21 attacchi, al 3 e al 3, quindi primi al 3, togliamo i mancati, allora, mancati 3, 6, 7, 8, quindi sono 13 che feriscono al 3. E questa volta ne abbiamo mancati soltanto 3, per cui sono 10 con rend meno 1. 10 al 4. Al 4 è ripetibile, giusto? Allora, okay. Ripeto, e ne hai salvati 3. Ripeto. Per ora, più ripetibile. E quindi ne muoiono 4, perché ne hai salvati altri 3. Ok. Ok. Che salvi al 6 però. Quindi 3. 3 morti. Va bene. Faccio gli attacchi di cinghiali sotto, che stavolta sono soltanto 20, andrebbero al 4 al 4 ma caricato, quindi vanno al 3 e al 3. Sono 16 colpiti e al 3 e 1, 2, 3 mancati, quindi sono 13 ma senza rem, quindi al 3 ripetibile. Allora, ripetiamo. Cavacca. Va? Quindi un altro che salve al 6. Salvato. Bravo. Vabbè, niente, li abbiamo guardati, però ci siamo, che l'ha rubato l'ultimo ogni caso. E, sta a te a rispondere con loro, perché tanto quelli là combattono per ultimi. Sì. Rispondiamo ai cinghialotti. Sono 6 rimasti. Sono quindi 10 attacchi più 1 del mio campione più 2 con la grande lama. Quindi in tutto i 2 dadi neri sono presi dalla grande lama. E colpiscono? Colpisco al 2, ripetibile. Non devo ripetere. Facciamo sì, subito 2 l'1. Ecco. I 6 però sono... I 6 allora, bianchi i sono 6 doppi. Sono doppi. Sono 1, 2. Quindi 2 di 2. Okay. Questi qua facciamo subito quelli della grande lama che feriscono al 3. Ok. Quindi questo è il 3 e questi invece al 4. Quindi allora feriscono in 3, 6, 7, 8, 9. 8, 9 con un meno 1. Ok, 9 al 5. E ne salviamo 3, per cui sono in totale 6 danni, un cinghialotto morto e uno con una ferita. Bene, abbiamo fatto il file-in con la nostra viverna che andrà, risponderà a questi cavalli. Sono 8 attacchi del mio warboss sopra che andrebbero al 3 al 3 ma ho meno 1, quindi vanno al 4 al 3 ma hanno rend meno 3. Al 4, su 8, ne sono passati 6, ottimo. E al 3, mi è andata abbastanza male in realtà, perché soltanto 1 con rend meno 3. Che sale al 6 quindi. 1 al 6. Ok, sono 3 danni, che sale al 6. Quindi sono un morto. Ok, un morto. E la mia viverna sotto sono 8 attacchi al 4 e al 3 per il meno 1. Al 4. Quindi 4 colpiscono. E al 3 sono 2 con rend meno 2, quindi sale al 5. 2 al 5. Scarso sto boss. Sono 4 danni. Sì, più o meno scarso. 6, quindi altri 2 danni. Quindi in tutto con un sono 2 morti. In tutto sono 2 morti e vado subito con i miei bruti perché tanto i tuoi cavalli combattono per ultimi. Andiamo con i nostri bruti, a questi cavallotti. In totale, grazie al pile-in, 5 bruti normali sono riusciti ad andare corpo a corpo. Quindi sono 20 attacchi al 3 e al 3, meno 1, 2 danni. Al 3.
Quindi sono 12 colpiti al 3. Ne togliamo 4. Quindi sono 8 con rend meno 1. Allora. Che quindi sale al 4. Sono 4. Mi sono passati 2, quindi sono 4 danni. Questi. Andiamo di qua. Quindi sono 3. Un morto. Ok. Campione e 2 tizi con grande arma. Sono 3, 6, 10. Ma stavolta al 4 al 3. 4. Soltanto 4 hanno colpito. E al 3. 3 hanno ferito. Sempre nel meno 1, quindi al 4, ma stavolta 3 danni e 1. 4. Sono 3 danni. 6. 6. Altre 2. Quindi sono un morto e uno con 2 ferite. Rispondiamo ai bruti. Prima ci siamo solamente dimenticati di fare gli attacchi dei cavallini, ma l'abbiamo fatto fuori camera e non è successo una benedata. 0 danni. Quindi, esatto. Quindi è come se fossimo fatto. Allora, mi sono rimasti 5 cavallini. Sono quindi 3 attacchi test prima del campione, sono 16 attacchi che al 2 più colpiscono. Allora, ripetiamo gli 1 e al 5 più esplodono. Vale ancora la cosa di Arcan. Sì. Allora, quindi al 2 più questo sì. Niente e al 5 più esplodono. Esatto, quindi al 5 più. Allora, quindi sono 7 che esplodono. Sono 7 che esplodono. Okay. Sì. E ferisci al? Ferisco al 4. Allora, poi i cavallini degli attacchi li facciamo. Allora, ne passa 11 senza rend. 11 senza rend, quindi i brutti li salvano al 4. Ne passano, diciamo, 6. Ne passano 6, quindi sono 2 brutti morti. Ok, rispondiamo con i cavalli che sono 10 attacchi. Al 3. Questi passano. Ripetibile. Ripetiamo l'1. Ok, quindi in totale sono passati 8. E al 3. E ne sono passati 4. Passano 4 senza rend. Anche gli altri due, non ripeti solo io, lo ripeti tutti per colpire. Quindi anche gli altri due li ripeti. Quindi ce ne sono 2 che li ripeti, vai. Di questi. Ok. Vai. E per ora devi ferire. Ferire. Ok, te l'ha dati. Al 4. E un altro morto, giusto, sì, perché ne passano 3. Fase di Battleshock, perché abbiamo perso un bel po' di orchi. Qua proviamo, abbiamo praticamente al 3 ne scappa 1. Niente, sani come dei pesci. I bruti, stesso discorso, ne abbiamo persi 3, quindi per il meno 1 alla Bravery, al 3 ne scappa 1. Sani, a posto. I cinghiali, non ne scapperebbe nessuno perché a Bravery 7, ma mi dà un meno 1, quindi al 6 ne scappa 1. A posto, boom, tutto a posto. Questo qua conclude il turno degli orchi e quindi anche il primo round. La viverna e gli orchi neri controllano questo obiettivo come anche i cinghiali, quindi siamo 5-5 e andiamo al super spareggio per il secondo round. Andiamo! Spareggio per il secondo round, lo teniamo sul tiradadi della Ludic. Sotto lo sguardo del Sacro Cthulhu, grande potente. Io ve l'ho dato chiaro e tu il dato scuro, ho scuro di fare un doppio turno e violentarti. Vai! 4! Oh yeah! Lo prendo. Ok, nonostante sia il mio primo turno, ok. Punti di disciplina. Vai. Ho sempre parto con 8. Tiriamo 7 dadi. Parto con 9 punti di disciplina. 9 punti di disciplina. Sì. Poi, mentre ci siamo, io farei gli scenici. Questo vulcanico al 6 fa delle ferite all'arcan. Speriamo. No. Mentre invece, come tutti i curativi, cerchiamo di curare il mio profeta qua, con un 6. No. E i miei cinghialotti qua, con un 6. No. Nessuno si è curato, va bene. Punti comando, io ne ho uno automatico che tu mi rubi al 4 con Catacross. E l'Ader? No, che quindi ho un punto comando. Più il profeta me ne dà uno al 4 più. No, un punto comando solo, va bene. Punti Wag, ne avevo 11 dal turno prima. Più 5 per i miei vari eroi, sono 16. Più D6 del mio generale. Quindi andiamo a 19. Passerei direttamente alle magie. Magia. A questo punto, che tu potrai disperdere alla grande. Anzi, prima il mio tamburino qua prova al 4 più a curare il mio profeta. No, non lo cura. Nessuno cura mai nessuno. Questo tizio dà il più 1 ai danni alla mia vivernozza.
Proveremo la mano di Gork col mio maghetto, che ha ancora meno una cassare, e bersagliando questo War Chanter. Quella, quella! Faccio un bel 9 in tutto. 9. E che ci vuole? Così ad esempio non basta, esatto. Fantastico. Per cui spostiamo questo maghetto. Questo maghetto invece darà il più 1, anzi tamburino dà più 1 ai danni ai cinghiali. Altre magie. Lui, di nuovo. Gorka Morka sworkai su di loro per farli combattere per ultimi. Vai. Ho bisogno di un 7, ma un 6 perché qua mi dà un più 9 c'è la magia. Faccio 10 in tutto. Io faccio 10 anch'io, quindi niente, vai. Ok, sono di 3 mortali, 2 mortali che puoi salvare al 6 e combattono per ultimi. Che ti pigli? Mi piglio e uno muore. E l'altro ha una ferita. Altra magia che può fare il profeta è sempre la solita su la sua spell scroll. Un pugno di Gork su quell'unità là da Mortec. Bisogna un 5. Entra con un 5 per continuare a lanciare. No, faccio giusto 5. Tu me lo disperdi quasi guardandolo. Pom, dispersa. Ok, a questo punto faremo gli attacchi di fase degli eroi. No, 9 attacchi con il mio capoguerra sui tuoi cavalieri. Ne ha 9 perché ha ammazzato un tizio prima. Sono al 4 e al 3 perché ho ancora il tuo maledetto 1. Al 4. Che sgai. Sono 3 e al 3. Sono 3 con un meno 3. Al 6. Tieni. Che ci vuole? Non ci vuole questo, con 3 danni in 1, sì. Contro lo scudisco di prima. Devo ripetere 2-1. Vai, ripeti 2-1. Ok, quindi sono solo 6 danni. No, no, salvo al 6, quindi tutti 9. Al 6. Bene, sono ottimo. Come da statistica. Sì, okay. Media giusta. E ti attacco ancora con la viverna sotto. Ne devo togliere uno perché sono soltanto 8. E vanno sempre al 4 al 3. Ah, vabbè, dai, va bene. E al 3. Sono 3 con un meno 2. Al 5. Ripetendo di 1. Al 5. Ripeto di 1. Sono 4 danni. Dammene uno. Altre 3. Sono altre 3. Ok. Togliamo i morti e passiamo ai cinghiali. I cinghiali contro la morte sono 17 attacchi perché sono 4 cinghiali, quindi 4 per 4, 16 più 1. Che vanno al 3 e al 3 vengono 1, 2 danni. Al 3. Ne abbiamo mancati soltanto 3. Quindi sono 14 che hanno colpito. Al 3 a ferire. Beh dai, quando tampo un po' più male, dai. Sì, perché sono 7 mancati e quindi vuol dire che tu devi salvarne 7. 7 con un meno 1. Quindi 7 al 4. 7 al 4, non ripetibile perché siamo in fase di eroi. Non ripetibile. Ok, quanti ne sono passati? Ne sono passati 4. Quindi sono 8. Facciamo 2 danni. 6. Ok. Ok. 2, per ora sono morti 2. Ne sono morti 5 in tutto. 5. Perfetto, e dammi pure i dati che finisco con i cinghiali, attacco con le bestiole sotto, stavolta sono soltanto 16 perché non hanno il campione e vanno al 4 al 4 senza rendere. Hanno colpito in 5 e al 4 sono 2 senza rendere, che sale al 3. Okay. Ok, una che sale al 6. Al 6. Un altro morto. Fantastico, tutti morti. Fantastico, e questo conclude la fase degli eroi degli orchi. Piccolo recap della fase di movimento, allora i cinghiali sono venuti avanti per cercare di minacciare quest'altra unità di Mortengard. Dietro il tamburino ha seguito per dargli il bonus eventualmente nei prossimi turni. Maghetto con la maschera pazza è venuto avanti, questo maghetto si è seduto sull'obiettivo. Qua sono andati tutti un pelo avanti ma non troppo perché comunque c'è uno strizza. E il mega boss invece si è fatto avanti perché lui può. Adesso rutterà in faccia a Arkan, se riesce. Sono D6 colpi. Trua colpos, colpiscono al 3 per via del meno 1, perfetto, e feriscono al 3 per via del meno, no, no, feriscono al 3 basta, sono 2 con un meno 1 su Arkan, 2 al 4, Arkan lo nero, salve, salve. 2, bon, va bene, quindi direi che passiamo direttamente alle fasi di carica, mega boss, ha un più una caricale come tutti quanti i miei tizi, faccio 10 più 1, 11, vediamo un attimo poi dove finisce, va. I cinghialotti hanno bisogno di un 4 perché siamo a 5. 5 più 1, 6. Va bene. Post movimento e i tuoi colpi di impatto. 3 cinghiali sono arrivati sulla Mortec, entro un pollice, quindi possono fare i colpi di impatto al 4. Una ferita mortale che sale al 6.
Stai? No, quindi one mortal. Il mio mega boss farà il suo colpo d'impatto su Arcano il Nero al 5, sono 8 dadi. Sono 3 ferite mortali che puoi provare a salvare al 6. No, al 5. Al 5 di traduzione. Al 5. Una ferita mortale. Una ferita mortale. Quindi se vuoi ti puoi teletrasportare. Sì. Ok. Salutiamo. E dove ti metti? Ti metto a 9. A 9 dal mio. Vecchietto. Ok. Proveremo a caricare a questo punto anche con i bruti. Siamo a 11, quindi bisogna di un 10. No, questo termina la fase di carica, andiamo nella fase di combattimento. Abilità nella fase di combat. Allora, io ne userò un po'. Sono 9 punti di disciplina, ne userò. Allora, 3 qua. Userò l'abilità della mia legione, quindi contrattacco per ripetere gli 1. Ritirerò i tiri salvezza dei miei Mortec e poi gli darò un attacco in più con Cadacross, quindi vado a 6. E poi spenderò ancora un punto comando per dargli un attacco in più a mio generale. Io invece darò il mio Lich Cavalos. Userò l'unico punto comando per ripetere di uno a colpire con il mio capoguerra. E inizierò a combattere con gli orchi su cinghiale. Sì, inizierò con loro. Facendo pile in arrivano tutti quanti in range. E quindi saranno 5 per 4, sono 20, 21 attacchi. Che vanno al 2 e al 3, grazie alla Big One. Quindi sono 18 colpiti e al 3 togliamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 con rend meno 1, quindi 8 al 4. Ripeto questi. Ne passano 2. Sono 4 danni. Ok, provo a salvare al 6. Sono 4 morti. Perfetto, vado con i cinghiali, che invece sono soltanto 20 attacchi. E loro, avendo caricato, vanno al 2 e al 3, ma senza rendere. Al 2 sono 18 di nuovo. Al 3 speriamo che vadano un po' meglio dei tizi sopra. 8 mancati. Quindi vuol dire che sono 10, senza rend, al 3 ripetibile. La rimorta, al 3. Sono altri 4. Ok. Al 6. Sono 2. Quindi altri 4 morti. Altri 4 morti. Quindi 8 morti. 8 morti. Ne rimane giusto? Ne rimane 1. Rispondo alla tua vivernona. Vivernona. Allora, sono 4 attacchi, che è un attacco in più, con gli Edge Cavalos al 2. Così mi piace. Così mi piace anche a me, sì, esattamente. E al 3. Mi piace tantissimo. Rende meno 3, no? Meno 3. E io salvo allo 6 Os. Ripiglio, quanti sono? 2. Sono 2 da 20. E salvo al 6 perché la Big Wag è forte e non lo è. Quindi ne prendo 2. 2. Poi sono 2 attacchi al 2. Questi vanno sempre bene. E poi al 4. Questi vanno sempre male. Poi 7 attacchi. Ma sto qua in cieco. Speriamo che sia un cavallo. Sto tirando pendenti così alla cieca. Allora, 7 attacchi al 2. Sì. Ok. E al 3. E al 3. Va bene. Quindi ne passano 4. 4 con un meno 1. E questo è il cavallo che mi dà le cornate. Questo è il cavallo, sì. Al 4. Ne passa una, fa un danno. Grande. Fantastico. Sì. La salviamo al 6 di Big Wag. La risposta è no. Quindi ho subito 3 ferite con Gordrak, giusto per non scendere di profilo, e ti rispondo direttamente. Sì, ti ho spuntato la cosa. Sì, visto che siamo qua, ti rispondo direttamente. Io faccio 9 attacchi, perché prima ho ammazzato della gente. Sono 9 attacchi al 3 e ripeto gli 1, perché ho usato un punto comando. Uno che non ci sono. Va bene. Per cui ne sono passati 7. E al 3 a ferire. In realtà ho 20 punti, quindi sì, è giusto. Al 3 a ferire. E ne passano 6 con un meno 3. Quindi vado 6 al 5. Il mio oggetto. 6 al 5. Ne passano. Ne passano 3. E sono 3 danni l'1. Allora, facciamo delle tranche, va.
Ma in realtà avevo sono un 3. Sono 6. Ed è morto. Direi che ha concluso la fase di combat. Avevamo anche un più da ferire, quindi forse in realtà ti ammazzano anche col morte. Però. Beh, c'è ancora il morte. Ma c'è il morte. Perché ci sono. Allora, è una. Rimane uno con la spada, quindi sono 3 attacchi di spadone al 2. E al 3. Quindi sono 2 con un meno 1. 2 con un meno 1? Sì. Al 5. Tutti e due salvi. Fantastico, grande ossa. E questo qua sì, effettivamente conclude la fase di combat. Di combat. Battleshock non ce ne dovrebbero essere perché non ci sono state grandi morti. Io faccio soltanto altri 5 punti. Tu fai altri 5 punti e sì. E si passa al tuo. Tocca a me. Cominciamo con le reticenze. Vulcanico. Con un 6 non faccio niente. Passiamo a questo, dannato. Prova ad armi. Una mortale. Una mortale. E almeno ripeto gli 1. Poi allora cominciamo con dare con l'elemento scenico a loro un meno 1 colpire con un 4 più. Sì. Ed esce. Con un. Cioè con l'abilità di carta questo un meno 1 colpire alla V-Arma. Va bene. Poi mi curo, facciamo la cura. Allora, curiamo la catapulta. Reintegriamo 3 di morte. Questi. Curiamo. Arca. Arca. E poi passiamo alle magie. E lui userà la sua abilità, la sua bolla. Vabbè, ovvio, usa la bolla di carta, quindi vado a 4 punti di disciplina. Ok. Magie. Provo a usare la maledizione del tempo sul tuo maghetto. Vai. Allora, dovrebbe avere un lancio di... Vabbè, io ho fatto 10. Io provo a disperderla quel mio maghetto. Vai. Puoi fare un bel 11. No. Ok. Allora, dobbiamo tirare 10 danni. Speriamo in tanti 6. Sono solo prima ferita mortale. E sì. Aggiungiamo un dado. Posso salvarla subito o... Vabbè, uguale. Poi al 5. Sono altre 2 mortali, aggiungiamo un altro dado. Al 4. Sono questi, quindi aggiungiamo un altro dado, quindi sono 2, sì. Sono 6. Sì. Al 3. Ok, al 3. Sono altre 3. E al 2. E al 2. Sono altre 3. Altre 3. Vabbè, sono tante, io provo a salvarla ok. Beh, in realtà ne salvo 4, ma muoio giusto, cioè muoio di uno in più, sono 7 ferite. Quindi lui ci lascia. Lui ci lascia. Poi provo a sparare un dardo arcano sul tuo maghetto. Sì. Faccio 12. Non posso tramarlo, mi fai di 3 mortali. Faccio di 3 mortali. 2. Faccio 2 mortali. Ho bisogno di un 6, se no muoio. Bene, utilizzo una ferita. Benissimo, ti faccio un altro dardo. Vai. Allora. 4 più 2, 6. 4 più 6 entra. Entra e prova a disperderlo. Disperso con 11. Va bene. Ok, fine fase degli eroi. Partiamo con la fase di movimento. Fine fase di movimento. Abbiamo portato Arcan in prossimità del maghetto, così almeno poi dopo cerchiamo di caricarlo e di farlo fuori. Intanto abbiamo preso anche l'obiettivo da 4. E ho mosso malapena la catapulta, giusto per. Mi sono portato avanti con Katacross. Vediamo come va il tiro della catapulta, diciamo se andare contro i cinghialotti o contro il dragone. Cominciamo con il tiro della catapulta, quindi cominciamo già ad alzarla. 3 attacchi. Allora, sullo cinghialos armato. 3 attacchi sullo cinghialos. Al 2. Ripeto, gli 1. Ok. E al 3. Ok, 2. Sono 2 attacchi. Che salvo al 4 perché non hai render. Che salvo, sì, che salvo al 4. Uno salvo, quindi sono 5 danni. Sono 5 danni, quindi un cinghialos. 5 danni che salvo al 6 per la biguaga. Sì, ma tanto un cinghiale se ne andrà. Sono 5 giusti, uno aveva una ferita, quindi se ne va una. Benissimo. A questo punto possiamo fare le fasi di carica. Partiamo con il mio maghetto, si fa partire. Vai. Qua. E la 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 la. Allora, qui facciamo 9 e vediamo poi dove va. E partiamo allora con Katacross. Vai. 6. Facciamo 6. Guarda più o meno dove vuole Katacross. Vabbè, dai, li muoviamo e vediamo dove finite. Allora, abilità di comando in fase di combat. Do più un attacco con Katacross ai miei fantini. Do più un attacco su Katacross. Uso anche il reroll per i save per i miei fantini. Quindi vado soltanto più un punto di disciplina che non mi serve a nulla. Però, allora, cominciamo con fantini contro cinghiali. Sono 4, quindi sono 10 attacchi di spadine al... Ok, facciamo anche lo spadone. Perfetto. Ok, quindi sono tutti colpiti e 2 attacchi in più. 2 attacchi in più per i 6. I neri fanno al 3. Quindi lo spadone ha colpito con tutti.
Questo invece ha 4. Quindi sono 3 di spadone e poi 1, 2, 3. 3 di spada. Ah, che tiro. Quindi sono 6 con meno 1. 6 con meno 1, al 5. Ne ho salvati 2. Quindi sono 4. Ti salvo al 6 di qua. Qua ti rispondo io. Che sono 17 attacchi. Al 3 e al 2, perché mi ha dato meno 1 vuol dire. Mm-hmm. Vado sempre sulla fanteria. Al 3. Abbiamo mancato con 4, quindi vuol dire che sono 13 dentro. E al 2 sono 11 con meno 1, quindi 11 al 4. Allora 4 ripetibile, giusto? Sì. E meno male. Ne passano? Ne passano 4. Sono 4. Sono 8 danni. Allora, facciamo la prima tranche al 6, ne muoiono 3. Abbiamo solo dato 6 faccini, sprechiamo gli attacchi di cinghiale, mamma. E quindi i fantini sono morti. Sì, e puoi rispondere con arca. H, sono in tutto. Allora, una. Ma ce la fa, vanno a muoiono, te lo dico. Sì. Un attacco solo. Attacco solo, due. Perfetto. Poi, un attacco al 3. Okay. Fantastico, ho detto sopravvive, sopravvive. 6 attacchi al 3. 6 attacchi al 3. Quanti profili ha sto tizio? Ma siamo avanti così? Cacca. Abbiamo un po' di attacchi. Ne passano 2. 2. Sì. Al 3 ferisci. Al 3 ferisci. Ok, rend. Meno 2. Rend meno 2, quindi al 6. Quanti danni? 2 e 1. Aia. Al 6 sono 2, 4 danni. Ti salviamo. Al 6. Dov'è? Zero, sì. Aia. Peccato. 6 attacchi. Anni. Poi sono 6 attacchi. Vai al 5, no? Al 5. Al 5, ma 6 sono mortali. Sì. Non farmi niente. 0 mortali. 2 colpiti. 2 colpiti. E ferisci al 4. Ma vai! Te l'ho detto. Sono un campione. Ok. io risponderei con lui allora. Fammi fare un paio che secondo me rientro entro 6 l'obiettivo. Non ce la faccio manco morto. Vabbè, dai. Non importa, veniamo qua. Io ho 6 attacchi che vanno al 4 e al 3, ma al 6 esplodono come i tuoi. Al 4 non esplode niente. Al 3 sono 2 senza rend. 2. Salvi al 3. E salvo al 3. Quindi un danno e salvi al 6. E un danno rimane. E un danno c'è. Ok. E un danno rimane. E tocca a Katakos. A questo punto andiamo con Katakos. Attacchiamo con Katakos. Vai. I cinghialotti. No, allora, sopravvivono, vai. Ha un attacco, quindi due attacchi al 2. Aia. E al bra. Ma adesso mancano? Sì. Perfetto. Uno. Rend. Meno 3 di rend. Ok, dove sono danni? Sono 3 danni e 1. Va bene. Va bene. Non sono contento. Ah, no, aspetta che la B-Warp ce li salva. Sì. No. Non ho fatto 6 neanche sommato per 2. Poi sono 2 attacchi al 2. Perfetto. E al 3. Meno 1 al rend. Al 5. Sì. Niente. Un danno. Un danno. Al 6. A posto. Poi sono 7 attacchi al 2. Questi sono di Dandan Dandarite. Questi sono. Sì, Dandan Dandarite, sì. Quindi ok. Ok. 3 in più. Tutti. 3 in più. Per tutti standard di e al 3. Va bene. Già va bene più o meno. Sono 8. 7. 7 con meno 1. 7 con meno 1. Al 5. Sì. Sono 4 che passano. Un danno all'1. Al 6. Sì. Sono 4 che passano. Poi sono 4 attacchi. Porca vacca. Al 2. Vanno benissimo. E al 3. Sono 2 attacchi con un meno 1. Al 5? Sì. Un danno. Un danno al 6. Finiamo con un pugnale spiritico. Sono 4 attacchi al 2. E al 3. Tutti con un meno 1. Meno 1. 5. Danni? 1. Porca miseria. Porca. E sono 4 danni. Sì. Mi sa che il campione adesso ci lascerà.
Ora ti faccio un attimo un battle shock al volo, va? Io ne ho persi 4. Hai un meno 1 al battle meno shock? Meno 1, ho 7, quindi praticamente al 3 scappa. Al 3 scappa? Vuoi fare 1-2? Dai, cinghialosso, scappa, va? Oh, scappato. Ciao! Questo conclude il tuo turn. Io faccio, allora... 5 punti. 4 qua, un punto lo manteniamo, quindi sono 5, siamo 10 a 10. Siamo 10 a 10, facciamo lo spareggio della vita. Facciamo lo spareggio della vita. Via. Tiriamo lo super spareggio. Però... Tu non hai voluto usare il dado della Ludic, quindi perderai. Okay, ma aspetta. Grande, potente, grazie Ludic, fa culo. No. Usiamo questo. No, dammelo, fai. Mettilo, subito, qua. Vai. 2, ma vaffanculo. Allora, se vai. Faccio uno, io non faccio più video. Oh, vabbè, dai, grazie Ludic, scusami per prima. Ok. Ok, finalmente il primo turno degli Osserk. Vai. Incominciamo con gli elementi scemi, anzi no, primi punti. Io sì. Ho 6 punti di disciplina, mi rimangono esattamente 3 drop, quindi 3 dadi. Benissimo. Non ho fatto 6, sono di tutte e 3. Quindi ho 6 punti di disciplina. Elementi scenico, vulcanico. Allora, al Sixos. Sì. Di 3 su Katakross. 2 e di 3 sugli orchetti, che non so se sono orchetti. 1. Sono 1. Io la salvo al 6 e tu anche. Io l'ho salvata. Tu? E io no. E 2 ne hai da salvare. Ok, quindi figli 2. Usiamo dannato. Sì. Allora io mi faccio una ferita mortale. Quindi ripeto gli 1. Sempre faccio una fase degli errori. Allora curo la catapulta. Curo Katakross. E curo anche Arcan. Va bene. Allora, cominciamo a usare l'elemento scenico. Dai. Al 2 più ti ficco una ferita mortale. Più uno. Io vorrei non vedere un teschio. Sì! Mi sembra veramente assurdo. Bene. Magie. Dardo arcano su lui. Proviamo, va. Vai. Entra, 12. Va bene, non posso disperderlo tanto. No, quindi sono tre mortali. Fammi una che la salvo. Una. Salvata. Vai, va. Prosegui pure, prego. Ok, tutto va come si manda. Gli faccio. Non devi più concentrarti su lui, cambia obiettivo. No, non è con cazzo. Cosa fai? Dardo arcano. Va bene, sono sponsor a tutto il mondo. Ok, e ti entra al 5, non disperderlo. No, non è disperso! Vai. Uno mortale, fanculo! Vai. No, vabbè, dai. Vedi? Ok, lancio uno scudo mistico. Bom, è entrato. A questo punto, cosa ci rimane da fare? La sua bolla. Facciamo ancora la bolla, sì, farla, vado... No, non la faccio, Vado a 5 punti di disciplina. Meno una colpiera alla viverna. Sì, è vero, meno una colpiera alla viverna. E bom, direi che passiamo alla fase di movimento. Fase di movimento. Fine fase di movimento degli ossa. Allora, mi sono soltanto girato con la catapulta. E ho spostato Katakross per provare lo scontro del secolo. Sì. Facciamo a questo punto i tiri di catapulta contro la viverna. Perché Katakross non ha le palle per affrontarla così da solo. Sì, esattamente. Però dopo vedremo. Sono 3 attacchi al 2. Al 2 ripetibile. Va bene. Al 2 dentro. E al 3. Poi al 3. Dai, Dini. Mancane qualcuno. Uno non vuole. Uno. Sono 2. Al 3. Mi prego. Uia, 5 danni. Al 6. Vai. 5 danni. Sono 5 danni, cazzina. Quindi vai a meno 8, giusto? Sì. Ok, 8 danni. 9 danni subiti. 9 danni. E a sto punto proviamo anche la... la carica di Katakross. Vai, Katakross. Sì. La voglia. Va bene, dai, muovilo e poi combattiamo. Io mi metto qua, va. Fase di combat. Uso un punto di disciplina, mi do un attacco in più con Katakross e partiamo. Allora, vai. Sono 2 attacchi. Sì. Al 2. Ok, adesso manca per dire. E al 3. Aia. Sono 2 attacchi con un meno 3. Al 6. Sono 3 danni l'1. 3 danni l'1. Questi sono abbastanza impegnativi. Al 6. Ne salvo soltanto uno. Mi sono altri 5 danni. Sì. Poi sono 2 attacchi al 2. E al 3 sono altre 2 che passano con un meno 1. 2 al 4. Quanti danni? 1. Al 6. Penso che muoio. 7 attacchi al 2. E allora. 2 esplodono, quindi aggiungiti di qui 2. Questo niente, questo niente. Ci sono 2 stai e al 3. Questa è la mano. Ok, quindi sono soltanto 2 con un meno 1. Al 4.
grazie al 6. Quanti attacchi hai ancora? Ho ancora 8 attacchi, sono 4 attacchi. Ho adesso più una di vita. 2. E niente, altra. Ne passano 2 per meno 1. 4. Un danno. No, penso di essere morto. Vediamo. Ah no, ancora una ferita. Vai. Bagno di sangue. Allora, sono gli ultimi 4 attacchi. Al 2. E al 3. Sono 2 con un meno 1. Al 4. Wow, ancora una ferita. Una ferita. Va bene. Porca vacca. Rispondo col mio tamburino. Porca miseria. Sono 6 attacchi al 3 e al 2. I 6 esplodono. Ok, quindi praticamente ce ne sono in più così. E al 2, grazie alla Big Wag, sono 4 senza rend. Quindi sono 4 al 3? Sì. Dai, maghetto. Un danno, c'è uno. Va bene, un danno solo. Un danno. Vabbè, almeno ho fatto sentire che ci sono. Beh, vado direttamente allora con l'arca. Vai. Allora, gli mettiamo una ferita. E allora sono un attacco al 2 e al 3. Ok. Rend? Rend meno 1. Al 5. Danni? Di 3. Sono di 3 danni. Fammene 1. 2. Sono 2. Sono al 6, mi salvo. Ok, un danno, ancora 1 di vita. Poi un attacco, sì. Al 3, sì. Ok, poi niente, sono 6 attacchi, sì. Di bestia questi, di artigli, di andando grigia. 6 attacchi al 3, mi pare, sì. Ok. E poi al 3, nuovo. 2? Sono 2. 3 meno 1? No, meno 2 questi. Al 6? Vai, metti di questo. Quanti danni? 4. 4 danni. Io la vedo dura, sono dietro, vado a fare 6. 4. Va bene. Va bene, dai, dai, va bene. Bravo. Ok. Vado col mio mega boss. Vai col tuo mega boss sul mio capo. Sì, allora, sopra. Io ho 10 attacchi perché ho ammazzato 2 tizi nel corso di questa partita, che vanno al 3 e al 2 per colpire il tuo meno 1. Al 3? No. Cazzo, allora. E vabbè, peccato. E al 2? Ma vabbè, sono 3 con numero 3. Quindi vado 3 al 5. Sono 9 danni. Facciamo di nuovo le tranche. Allora, sono 2 danni. Sono un danno. Sono 3, quindi sono 6 ferite. Ok. E la viverna, sono solo più 4 attacchi. Al 3 e al 2. 3 passano. E 3 con un meno 2. Quindi 3 al 4. Al 4. Ne passano 2. Sono 8 danni. Questi possono far male. Ne passano 2, 4, 6. Ok, quindi ne subiti 12. Ne subiti 12. Va bene. Conclude il turno questo, se non erro. Conclude il turno, sì, esatto. E tu fai di nuovo 5 punti. Io faccio altri 5 punti. E quindi siamo più 5 qua. Sì, 15 a 10 e adesso toccherebbe al mio turno del terzo battle round. Yes. Ok, secondo turno del terzo round. Gli orchi, facciamo subito lo scenico vulcanico. Al 6 mi faccio delle ferite, nulla. Poi, e punti WAG di 6 perché il mio generale è miracolosamente ancora in vita, sono 6 più 2 di tamburino, quindi andiamo a 28, più di quanti ce ne serviranno mai. Magie non abbiamo più da lanciare, il tamburino darà più nei danni a se stesso, mentre invece il mio super vivernone proverà ad attaccare Katakross facendosi gratuitamente l'abilità di comando. Sono sempre i miei soliti 10 attacchi, al 3 e al 2 perché ho ancora il tuo malus, al 3. Ottimo, tutti tranne uno. E al 2? Quanti uno voglio vedere adesso? Sì. Quindi in totale ne sono passati 6 con un meno 3. Se era al 2 hai tolto 2-2. Sono solo uno. Allora, sì. Okay. Sono 8 con un meno 3. Quindi 8 al 5. Ok. Ok. Quanti sono? 5 ne sono passati? Sono... Ne sono passati. 5 sono 10 danni.
Allora, facciamo così, va? Sì. Salvi al 6. Ne salvo, quindi ne passano 3. Sì. Più. Ne passano altri 3. Altri 3, quindi altri 6. Mi rimane 2 di vita. Ti rimane 2 di vita. Attacco con la mia viverna. Sono 4 attacchi. Vai. Al 3, al 2. Tutti hanno colpito. Al 2. Altri 1. Tutti hanno ferito. Rendo meno 2. Questa volta sono solo 3 danni. Al 4. Solo. Sono 6 danni. Allora. Ti salvi al 6. Morto. E ci siamo tolti il catacrosso dalle palle. Meno male. Questo dovrebbe concludere la fase degli eroi. Passiamo alla fase di movimento. Ci vediamo dopo che abbiamo so tutto. In fase di movimento abbiamo corso con praticamente tutte le unità, tranne questa unità di Brutti che vuole andare a portarsi a casa Arcan. Il mio Megaboss corre solo di 4, quindi ha fatto un 6 alla corsa per arrivare a 10. Lui il prossimo turno spera di andare a mangiarsi la catapulta e loro si sono messi qua dall'inizio della partita che fanno un picnic. Mentre invece questi Brutti proveranno una bella carica e speriamo di tirare il più alto possibile su Arcan per andare a pigliarci l'obiettivo. Bel 2. 4 più 1, 5. Credo di riuscire ad arrivare comunque in range dell'obiettivo e li muovo tutti e poi combattiamo. I Brutti contro Arcan. Ci sono 4 Brutti normali e quindi sono un totale di 16 attacchi che vanno al 2 e al 2 grazie alla Big Wag. 2. Beh, sono andati piuttosto bene. Decisamente. E 14 hanno colpito, al 2. 11 hanno ferito, rende meno 1, solo un danno. Allora. Non c'è più Catacross, quindi salve al 5, ragazzi. Salvo al 5. Ah, ce lo portiamo a casa, vasco vecchio di merda. Ah, finché ti ho colpito. Culo. No, non credo. Va bene, quanti sono passati? Ne sono passati 5. Ok, 5 che sale a 6. Non pensavo, sai. Sono 5. 5. Attaccano gli altri. Il campione più quelli con la grande arma. Vanno sempre al 2 al 2 perché loro partono al 4. Più 1 perché più di 3 ferite. Più di 4 ferite e più 1 di riguardo. Quindi al 2 al 2. 9 che hanno ferito. Cioè, colpito. Ferito. Vai. Ferito a tutti. Sono 9 e rende meno 1. Questi 2 danni l'uno. Di nuovo al 5. Questo mi piace già molto di più. Sono 16 danni. Inizia a tirare quella tranche lì. Ah, avevi il... però ripeti gli 1. Ripeto gli 1, io non so quanti 1 c'erano. Proviamo a vedere. Ci siamo dimenticati dello scudo mistico, ragazzi, quindi... Allora, quindi prima tiro... che fanno un danno, 3 esatto, li ripeti. Sono... Sembrano 5. 3, quindi ne salvo soltanto 1. Quindi subisci una ferita in meno. Esatto, okay. 5. E invece adesso ne avevi 2. Ne avevo 2 nella prima tranche da 8. Quindi ne salvi ancora 1. Ne salvo ancora 1. Per cui quindi sono 14 le ferite da salvare. Al 6, vai. 6. Direi che è morto. Vedi, 13. Sì, no. Va bene. Ciao Arcan. Ciao Arcan. E questo qua conclude in realtà il mio turno che è stato rapidissimo e riesco a prendere tutti gli obiettivi e quindi a fare 4, 5, 6, 7, 8, 9 punti. 9 punti. 9 punti se hai più 4 da me, 19, 15. Ultimo spareggio. Quarto spareggio. Quarto spareggio. Terzo spareggio. Senti Cthulhu, fammi ammazzare questa catapulta. Ok, ragazzi, io soltanto più la catapulta contro ancora praticamente tutto l'esercito di orchi, ma vincerò, vai. Io faccio 4. E io direi che non vinco allora. E tu fai 1. No. Ok. Va bene, fammi togliere questa catapulta e poi ricapiamo la partita. Ok, ragazzi, togliamo la catapulta e poi ci vediamo. Fase degli eroi, non c'è molto da fare in realtà. Non mi interessa molto generare punti guard perché tanto li capo automaticamente a 30. Ho un punto comando. Userò il più 1 ai danni suo su di lui. Hai paura? Giusto per... E poi la sua abilità di comando mi serve soltanto per provare a caricare nella fase degli eroi. Quasi impossibile, bisogna tipo di un 10 o un 11. Non ce la facciamo. Per cui questo è il termine della fase degli eroi. Facciamo il movimento, tiro, carica. Vai. Movimento. Oh, a posto. Tiro, sono di 6 colpi. 5 colpi al 2 e al 3. Bravissimo. E al 3, quindi tutti colpiti. E al 3 sono 4 ferite con un rend meno 1. Al 5. 1. Mamma mia. Ti carico adesso. Vai. È un 6 più 1, 7. Non penso di arrivarci. Ma non ce la fai a distruggere. Prova a vedere se no è un punto comando. No. Sì, perfetto. Ce la facciamo. Facciamo i colpi d'impatto. Ben 4 colpi d'impatto. 0 danni. Ok. Non ce la portiamo a casa,
Ah, ma la catapulta dopo. 10 attacchi, sì. Il mega boss. Ah, al 2 al 2. Se resiste la catapulta. C'è ancora meno 1. Ah, c'è ancora meno 1. Se resiste. Al 3. E al 2. Ah, ma se resiste. Sono 4 con un meno 3. Forse non resiste. Non salva. Sono 12 danni. È morto. No. Boh, questo direi che conclude la partita. Facciamo un piccolo recap tutti assieme. E vittoria degli orchi. Bene ragazzi, com'è andata? Pareri? Finita il primo battle record. Beh, prima di tutto secondo me è stata una bella partita. Stata una bella partita, combattuta. Abbastanza combattuta. Peccato per la Riverna che è rimasto con uno di vita. È rimasto con uno di vita, meno male, perché ha cambiato tutto. Quello ha cambiato davvero tutto. E ha fatto vedere che comunque i due eroi principali, Katakross e la mia Riverna, sono stati un po' il cuore della partita. Sì. Sì, e senza Arcan non sono nessuno. Esatto, Arcan si è fatto valere comunque, cioè ha preso un punto abbastanza strategico quando io ho dovuto caricarlo. E... punto di svolta della partita secondo voi? Punto di svolta della partita secondo me la Riverna che sopravvissuto con la Riverna. Sì, sì. Sopravvivendo lei ha poi avuto modo di distruggermi tutto. Quindi. Sì, sì, assolutamente. Quella è poi l'iniziativa che ho vinto. La seconda iniziativa, la prima iniziativa. È stata decisiva. Poi. Il primo doppio turno perché sennò sarebbe stata una bella remata. Comunque è stato bella. Bella partita, bello, divertente, bella sì. Perché vi sia piaciuto anche a voi. Bello sì. Scenario, sì, noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile, se c'è qualche regola che abbiamo sbagliato o cosa. Mettetela pure nei commenti, sì, non ci offendiamo. Ditecelo nei commenti, diteci anche cosa si dovrebbe migliorare, eccetera. Ringraziamo i ragazzi a Ludwig per il portadali che mi ha fatto vincere l'iniziativa quindi la partita. E la P-Walk per il tappetino. La P-Walk per il tappetino. Sì, perché il campo era bellissimo. Cioè, veramente bello. È stato bello. Se avete anche consigli per futuri campi, assolutamente vi saranno ascoltati. E... ci vedremo al prossimo battle report, ti sta bene? Prossimo battle report, non possiamo dirlo, è un segreto. però sarà molto interessante ed è una vecchia battaglia, vedrò saranno vecchie amicizie. Esatto, sì, vecchie amicizie, una veste nuova. Puzza di topo, puzza di fumo, vecchie amicizie. E niente, grazie per essere stati con noi fin qua. Alla prossima dai ragazzi di Gevazza.